Amiche e amici, bentrovati a questa nuova puntata dello Spirito degli Alberi. Siamo in, nella bottega del legno di Oliviero Tomasoni, il nostro biofalegname, che ringraziamo per averci ospitato ancora una volta qui in questo luogo magico. Sì, e, sì. Eh, <ride> e oggi abbiamo invitato anche un distillatore, un distillatore che viene da lontano. È Marco Pighin, distillatore di oli essenziali Sibirin, che mh, accogliamo qui con noi. Perché abbiamo deciso di invitarlo qui, Oliviero? Ma perché è interessante, io ho avuto il piacere, l'onore, anzi direi di conoscere Marco in una conferenza, poi l'ho invitato anche a tenere una conferenza da me interessato proprio al, in questo discorso che riguarda questo ampio mondo che è lo spirito degli alberi, perché era interessato a capire anche gli alberi innanzitutto dove crescono e quindi che tipo di energia hanno. E quindi pensavo anche, intuivo anche, che sicuramente un albero che cresce in situazioni così estreme come quelle della Siberia avesse delle qualità e delle caratteristiche dal punto di vista energetico completamente diverse, pur appartenendo magari alla stessa famiglia dell'abete, del pino o del cedro. E infatti poi annusando, avendo il piacere di annusare gli oli essenziali che Marco distina, mi sono accorto della potenza che questi oli avevano. E quindi da lì ho capito che chiaramente quella terra ha un'energia diversa e gli alberi in quella terra e vivendo in simbiosi con quella terra. Hanno l'energia di quella terra, quindi hanno sia lo spirito di quella terra, ma anche le potenzialità anche curative di quella terra, Marco. Grazie di essere qui. Vieni da molto lontano. Tu hai eh, distillato per anni, sono ormai dieci anni che lavori e vivi in Siberia. Com'è vivere lì? Come mai ti ha portato la tua eh, la tua storia? Arriva da lì. Eh, beh Io vivo da dieci anni, da più di dieci anni. In, in Siberia, però distillo da cinque anni, distillo gli oli essenziali, io sono finito in Siberia perché ho sempre sentito un'attrazione profonda verso il mondo russo, e lavoravo come fotogiornalista e durante una serie di reportage nel cuore della Siberia centro-meridionale, nella taiga, nella foresta siberiana. Eh, ho trovato un luogo che secondo me era il luogo ideale nel quale potevo trovare tutto ciò di cui avevo bisogno per la mia ricerca eh, e quindi ho deciso di fermarmi a vivere lì. Cosa hai trovato in Siberia? Beh, innanzitutto un contatto diretto con l'anima russa, quella, quel popolo russo, quello più legato alle tradizioni, alla terra, alle tradizioni, gli influssi anche asiatici di quella terra, perché la civiltà russa è una civiltà, è un insieme di popoli che condividono lo stesso destino storico, quindi eh, ci sono in quelle zone popoli siberiani e autoctoni, no? Tuvani, acassi, Burriati. E, e poi quello che ho trovato, che nasce da un'intuizione che ho avuto dieci anni fa, l'importanza del paesaggio per capire una civiltà e una cultura. Cosa vuol dire questo? Che cosa hai notato? E Che differenze ci sono per esempio tra gli italiani e i russi in questo senso? Ah, ci sono tante differenze. Il paesaggio è estremamente importante ehm, perché potremmo dire che un popolo è come una fioritura di un determinato paesaggio. Cioè, nessun popolo appare a caso in un paesaggio qualsiasi del mondo. No? Ogni popolo, ogni cultura, ogni civiltà si può veramente vedere come la fioritura nell'ambito umano. Di, che avviene in un determinato e peculiare paesaggio, eh, perché in ogni paesaggio si esprimono determinate forze che sono forze spirituali, che sono forze spirituali che influiscono profondamente nello sviluppo di una determinata cultura, di una determinata civiltà. La differenza tra la Russia e l'Italia è una grande differenza perché nei russi è proprio una differenza tra l'anima russa e l'anima europea. L'anima russa ha questa innata capacità di percepire la dimensione spirituale, io direi proprio l'assoluto, l'infinito, nell'orizzontalità. Perché da sempre i russi eh, hanno abitato questi immensi spazi della taiga, della steppa, no? e si sono confrontati con la dimensione dell'infinito proprio nell'orizzontalità, mentre noi europei che abbiamo questo slancio verso l'infinito però in una dimensione di verticalità. No? Di parte, faccio sempre l'esempio no, della cattedrale gotica. No? Se noi entriamo in una cattedrale gotica che è un tempio no, di espressione dell'anima, dell'animo europeo, noi sentiamo questa volontà di slancio verso il cosmo. No? Nella Russia, nell'Oriente cristiano non c'è questo, perché i russi percepiscono nella loro condizione proprio la dimensione dell'infinito nell'orizzontalità. Immaginiamoci questi popoli che per secoli hanno abitato nelle steppe dove per otto mesi, nove mesi all'anno, è tutto imbiancato, quindi questa dimensione dell'assoluto no? e l'essere umano ha Sempre cerca l'infinito, un'innata attrazione verso l'infinito. E di questo mi sono accorto vivendo lì, eh. in Russia difficilmente guardi il cielo. E cosa guardi? Guardi l'orizzonte? Vieni catturato dal, dall'orizzonte, da questo infinito che è espresso in questi vastissimi orizzonti. O nella, potremmo dire, nella consapevolezza, per esempio... Per me, che vivo nella, nella taiga, quindi sono in un piccolo villaggio di case di legno all'interno della foresta, no? che sono circondato da questa cattedrale arborea no? che è la taiga, questa consapevolezza di essere circondato da un'infinita un foresta, dove a 360 gradi, gradi, per centinaia di chilometri, sono circondato da foresta incontaminata. Incontaminata, e questo è un tema importantissimo della, sì. di, della tua scelta anche di vita. Sei stato lì, sei, vivi lì eh, sei mesi all'anno circa, sì. eh, inframmezzati da qualche viaggio in Italia, eh, proprio per documentare, per attingere allo spirito degli alberi siberiano. Eh, Com'è vivere all'interno di questo contesto? Quali anche difficoltà vivi? E che cosa hai imparato? Eh, ho imparato tante cose che sono, posso dire di essere, che non sono più la persona che ero dieci anni fa, perché la taiga è innanzitutto una palestra di vita, nel senso che noi abbiamo un'idea un po' romantica della natura, ma vivere nella natura, eh, noi abbiamo un'idea che la natura sia buona, ma la natura non, non sottostà alla, al a questa idea un po' infantile del bene e del male che c'è nell'uomo, no? La natura, per esempio, la natura siberiana ha un, ha un suo lato piuttosto violento, direi anche, è piena di grazie la natura, no? Però è violenta nel senso, perché nel villaggio, nelle zone dove vivo, io d'inverno fa meno 55 gradi come minima nelle steppe un po' più ver verso Tuva, verso la Casia, arriva a meno 60 e quindi vivendo in questo contesto, poi anche come ho vissuto in questi anni, perché ho vissuto in una piccola, potrei dire, capanna, una piccola isba 4 metri per 5 senza acqua corrente, facendomi la doccia all'esterno per tanti anni, per sette anni, d'estate e d'inverno, è stata veramente una palestra di vita che innanzitutto forse mi ha fatto capire che il momento e la condizione ideale, il momento ideale, la condizione ideale non esiste. È qualcosa che incessantemente cerchiamo ma non esiste, siamo sempre confrontati con la difficoltà nella vita. Per esempio tu per otto mesi aspetti l'estate, no? perché ovviamente l'uomo ama il calore, no? aspetti l'estate, arriva l'estate, nella foresta siberiana si sviluppano una quantità enorme di insetti, di zanzare, moscerini, tafani, mosche, zecche, che ti tormentano. Quindi hai aspettato per nove mesi di godere, di entrare nel bosco, di entrare in contatto più diretto, no? eh, in maniera anche più agevole con le piante e devi andare nel bosco come un apicoltore fondamentalmente. <ride> con uno scaffandro altrimenti vieni ah, invisibile. Ah, ti mangiano vivo, ah. ti mangiano vivo. Cioè, eh, la gente che si perde nella taiga impazzisce. No? Eh, perché vieni divorato, cioè, impazzisci, ho conosciuto persone che si sono ritrovate nel, nella, nella foresta sono andate dentro la foresta, non erano preparate con l'abbigliamento eh, mi hanno assicurato che inizia a avere problemi mentali, non solo fisici quindi è un ambiente estremamente ostile per l'essere umano ma tutto ciò che c'è ostile... È ci rende migliore Chi era Nietzsche che diceva che tutto ciò che non ci uccide ci rende più forti? Sì. Sì. <ride> Speriamo, <ride> <No>. restiamo ottimisti. <ride> Marco, veniamo agli alberi. Sì. Tu uh, distilli alcune essenze particolari. Sì. Quali? Oggi ne abbiamo eh, portate, quattro. Sì. portate quattro per raccontarci un po' la differenza del, degli, alberi. degli alberi quali sono questi alberi? allora io distillo se, le, le piante che ho a casa mia cioè sono sette piante aromatiche sono quattro conifere che sono l'abete siberiano sibirica, il cetro siberiano che è un pinus sibirica, il pinus silvestre la picea siberiana e poi faccio l'Iperico, il Cumino dei Prati, un'Artemisia delle Steppe che cresce a un centinaio di chilometri dal mio villaggio, e lavoro anche con la betulla, anche se adesso sono un po' fermo con la betulla. Comunque. Eh, Oggi, qui hai portato quattro sì, oli essenziali. 4. Che oli essenziali sono? Allora, l'Abete Siberiano, che è un. È una pianta a cui sono molto affezionato, perché è stato il motore del mio progetto. E, ed è proprio nella sua natura quello di essere la forza proprio di trazione e di la forza di direzione, perché la sua forza proprio, direi, perdonatemi questa parola, spirituale di questa pianta è proprio una, una forza di direzione, di attraversamento dell'ostacolo, della difficoltà. E dell'oscurità, è l'abete dell siberiano ed è, possiamo paragonarlo all'abete salva che abbiamo qua da noi, anche se, sì, sì decisamente sì. E che pianta è l'abete bianco? È l'abete bianco, sì. Uno di quelli che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato in Arte Sella. E poi c'è da dire che, comunque, l'essenza è praticamente è l'anima la, dell'albero. Lui distillando ricava dall'albero la parte più spirituale dell'albero, si può parlare di parte spirituale in questo senso. Le forze maggiori sono nell'essenza. Centrazione di energia dell'albero. Sì, possiamo dire che nel profumo della pianta, negli oli essenziali, possiamo ritrovare forse, forse a livello di contenuto interiore i significati più profondi della pianta. Però la pianta riproduce il suo significato in, in tutti i suoi organi, in tutte le sue particolarità. Io forse non, non credo che ci sia una parte più importante dell'altra, dobbiamo vedere la pianta proprio nell'insieme. Sicuramente gli oli essenziali sono qualcosa di molto particolare, eh, perché il profumo della pianta è proprio. È un distillato? L'olio essenziale è un distillato, no? quindi si, c si, si ricava attraverso una distillazione delle, dei rami, no? in questo caso dei rametti degli aghi del, della pianta. Ma nel, nel profumo della pianta noi abbiamo la, proprio la pianta che supera se stessa, perché la pianta è per sua natura un essere radicato, nel suo profumo la pianta supera il suo radicamento e si muove nello spazio e ci viene incontro. Difatti, parlando in termini un po' più se vogliamo tra virgolette esoterici, potremmo dire che la pianta c'è un accenno, si può intravedere un accenno dell'astrale della pianta, Cosa senza vuol dire? essere fraintesi. Cosa vuol dire? Spieghiamolo meglio. Eh, perché eh, eh, sappiamo che l'essere umano è composto principalmente di quattro corpi: sono il fisico, l'eterico, l'astrale e l'io, no? che noi abbiamo internamente in noi. La pianta ha solo due di questi, che sono il fisico e l'eterico. No? Il corpo fisico lo percepiamo, l'eterico lo possiamo intuire nei processi di crescita, di metamorfosi, nella dinamica della pianta. L'astrale e l'io, lo spirito della pianta, agiscono esternamente sulla pianta. L'astrale della pianta agisce con gli influssi planetari, agisce tutto intorno alla pianta. La peculiarità di tutto ciò che è astrale e che nella sua espressione fisica è proprio lo stato gassoso no? è lo stato gassoso e nell'olio nell essenziale, nel profumo, anche nel profumo di un qualsiasi fiore noi possiamo vedere percepire proprio questa quasi trasmutazione della pianta fisica no? che da solida diventa aer aer aeriforme e si muove nello spazio per esempio ci sono i tigli in fiore tu cammini e senti un profumo. E senti, è il tiglio che ti viene incontro. Sue sue sue. Quel profumo contiene tutto il significato mm -hmm. che quella pianta ha espresso, per esempio, nella metamorfosi, nella dinamica delle sue forme e nell'azione terapeutica nel paesaggio. Oliviero, che differenza c'è tra eh, un olio essenziale estratto in Siberia e uno in Italia, per esempio, rispetto all'abete? Sicuramente è la forza che ha questo olio. Cioè io utilizzo oli essenziali da tantissimi anni e quando ho incontrato gli oli distillati da... A Marco mi sono accorto della notevole differenza, della notevole capacità di penetrazione o che, che di profumo e dal punto di vista energetico quello che prima affermavo ha incarnato l'essenza di quella terra proprio ed è molto più forte, molto più forte lo senti proprio nell'annusare nell come ti entra nel corpo, quindi la sua forza anche medicinale è notevolmente ampliata, appunto perché ha in sé l'anima di quel luogo, quindi il fatto che cresca in queste situazioni, con queste temperature così strane, meno 50 più 30 e quindi siamo al confine dal punto di vista del sacrificio della pianta, penso, quindi in sé porta proprio questa energia che è... Moltiplicata all'ennesima potenza rispetto a un abete, a un'essenza di abete che noi potremmo ricavare in Italia, anche l'abete italiano chiaramente è buono, però dal punto di vista terapeutico questo ha delle valenze notevolmente superiori. Dal, punto dal di... mio punto di vista, chiaramente. Dal punto di vista del legno, invece, le differenze sono anche visibili? La differenza è visibile, se noi non notiamo, io avevo in laboratorio un pezzo di larice siberiano. E... Sì, che okay, è questo e questo invece è l'arice europeo, se noi guardiamo la tessitura... Notiamo subito come la tessitura dell'arice siberiano, la tessitura, gli anelli sono molto vicini perché la crescita è molto più lenta, mentre nell'albete europeo con altre temperature chiaramente abbiamo gli anelli che sono molto più distanziati, quindi la crescita anche dimensionale dell'albero è maggiore, quindi noi abbiamo un albero che cresce molto lentamente e in questa crescita lenta sicuramente ci sono delle memorie che in questa non ci sono o comunque delle difficoltà da superare nel clima. quindi Sicuramente già da questo io posso capire che abbiamo due energie completamente diverse, pur appartenendo alla stessa famiglia, e questo è fantastico. No? Quando parlavamo della capacità dell'albero di adattarsi alle situazioni, della resilienza, qui abbiamo due qualità completamente diverse. Due, due espressioni dello stesso, della stessa pianta, ma in luoghi differenti, cambia notevolmente no, la ovviamente. forma. Cambia la forma e quindi ne cambia anche in qualche maniera il contenuto energetico e questo è molto importante secondo me eh, cosa, ne questo pensi, è bellissimo? cosa ne pensi Marco di questo? è che è fantastico perché non avevo mai osservato questa cosa qua perché non, non, in Siberia non ho, me l'ha fatto vedere lui è una cosa che ma, intuivo no? io lo, lo percepisco su altre cose soprattutto dal profumo no? per esempio adesso abbiamo parlato prima abbiamo parlato dell'abies no? se tu annusi un'essenza di abies alba che è meravigliosa cioè, non è che una è, 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 è migliore dell'altra, è che sono espressioni di due, di due paesaggi differenti quindi sviluppano due forze differenti l'abies alba è molto più dolce ha, ha, ha una sua dolcezza no? mentre l'abies sibirica è una sciabolata di sì, freddo e calore. una sì. sciabolata. In è una sciabolata di freddo e calore, sì. eh, è molto più verticale, ecco, sviluppa di più, eh, più compenetrato di questa forza di verticalità che è tipica di quegli alberi. Quindi eh, in Siberia questa pianta raggiunge una sua specificità che eh, secondo me è molto importante. È molto importante e io sto lavorando sui significati anche dei paesaggi in relazione alle diverse epoche storiche. No? Mm -hmm. Questi paesaggi siberiani, la Siberia è un polo termico. Beh, innanzitutto bisogna dire che la Russia è una civiltà che non è arrivata ancora a compimento. No? e tanti uomini di spirito tanti filosofi anche, prima di tutto Rudolf Steiner avevano intuito che la Russia vedrà una fioritura al tramonto della civiltà occidentale mm? oh, anche Oswald Spengler nel tramonto dell'Occidente aveva previsto, aveva intuito questa cosa no? per chi conosce sia l'Europa che la Russia è facilmente intuibile questo e quindi alla, la Russia la civiltà russa corrisponde alla fase di risalita o di resurrezione della civiltà dopo il decadimento no? Nel, dell'Occidente nella materia. Mm? Bene, eh, la Siberia, che spetta, è stata quasi un'eredità di, divina data alla, alla civiltà russa, al popolo russo, è un polo termico. Qui abbiamo i paesaggi più freddi abitati dall'uomo, abitabili dall'uomo a livello planetario. Sappiamo che la, la minima mondiale è in Yakutia, meno 80. No? Bene, queste piante che vivono in questi, eh, in questi contesti sviluppano un calore interiore che gli permette di vincere il freddo fisico più intenso. E lì c'è la particolarità terapeutica no, e vitale di queste piante, di queste sostanze derivate da queste piante in relazione alla fase precedente nella quale siamo noi, che è una fase di massimo freddo nemico-spirituale nella quale si sviluppano determinate disarmonie nell'essere umano, peculiari di questo tempo. E qui c'è tutto un lavoro da fare, che sto portando avanti, di studio di relazione tra questo, potremmo dire, questo futuro che ci viene un po' incontro, no? E questo, guarda, si manifesta a tantissimi livelli, non solo sul piano vegetale. Eh. Cioè, dove? E soprattutto, la Siberia sarà il nostro futuro? Beh, la, la Siberia è molto interessante perché la parola Siberia viene da Siberia, che è una parola dei nativi siberiani che vuol dire la terra addormentata. Ed è una terra che è stata congelata, proprio, mi permetto di usare questi termini, dalle forze direttrici dell'evoluzione, no? eh, in attesa di un risveglio e proprio di un scongelamento futuro che corrisponderà a quella che viene chiamata la sesta epoca nella scienza dello spirito, cioè l'epoca di civiltà russa. E capire i paesaggi e capire, siberiani e capire la Russia oggi è estremamente importante per l'Europa, perché l'Europa oggi si trova in un impasse e la civiltà europea è profondamente malata. Mh? Infatti, la crisi che c'è non è una crisi economica o politica, è una crisi spirituale interiore. E quasi lo spirito europeo, i popoli europei, è come se avessero abdicato davanti al proprio compito storico. E secondo me capire l'Oriente cristiano, l'Oriente slavo, è estremamente importante perché ci indica la nostra direzione, è un po' anche il cuore, no? È il cuore, il sì. Il cuore dell'Europa in effetti. È il cuore vivo, pulsante dell'Europa la Russia. Tra l'altro la zona dove vivo io <ride> eh, viene lo chiamo il cuore del mondo. Eh, no? Perché? Eh, se... Perché il cuore del mondo? Eh, e si può spiegare attraverso tanti pu punti di, di vista e di osservazione, per più anche empirica. Eh? Eh, ho fatto delle ricerche anche in ambito dei miti, delle leggende, in ambito tradizionale in quei luoghi, sia attraverso un po' lo studio, l'osservazione della geologia e del, soprattutto della geofilosofia, perché le zone dove mi trovo io, che sono tra la Mongolia e la Russia, Monti Altai e Saiani, sono le zone di massima continentalizzazione a livello planetario, sono quelle zone dell'Asia centrale che più a livello planetario che si trovano quei paesaggi più distanti dai mari e dagli oceani, quindi esprimono le forze di interiorizzazione del mondo a livello terrestre, e massima continentalizzazione, quindi massima espressione delle forze. Io li chiamo proprio cosmico-telluriche, delle forze della terra, ma la terra è sempre in relazione al cosmo, perché il paesaggio terrestre è sempre uno specchio di ciò che riflette in terra dal cosmo. La lettura geofilosofica dei paesaggi è estremamente importante. Grazie a Marco Pighin, distillatore di oli essenziali siberiani. Invito chi ci sta seguendo a curiosare sulla sua pagina Facebook e sul suo sito e soprattutto grazie a Oliviero Tomasoni, il nostro... Biofalegname che ci ha ospitato ancora una volta qui. Grazie di tutto, grazie soprattutto a Marco che ci ha dato questa nuova visione del paesaggio e dello, che... spirito, degli e dello spirito degli alberi siberiani. Appuntamento alla prossima puntata.